I cittadini di Lanciano hanno premiato la progettualità, l'impegno, la trasparenza, la chiarezza dei programmi e questo ci onora e ci fa dire che ci hanno votato anche coloro che non erano della nostra coalizione, quindi un valore aggiunto ma anche un segnale forte che io ancora di più dovrò essere il sindaco di tutti i lancianesi. Parlare di sorpresa forse è troppo, ma la vittoria di Mario Pupillo, che si riconferma sindaco di Lanciano con il 54,75%, alla vigilia di questi ballottaggi non era affatto scontata. Il centrosinistra tiene botta e difende il comune dall'attacco di quella che sembrava una vera e propria corazzata, soprattutto dopo l'apparentamento tra il candidato dell'UDC Enrico D'Amico e Tonia Paolucci alla guida di un raggruppamento civico. Il centrodestra nel suo complesso non va oltre il 45% e forse, a pesare, è stato proprio quell'apparentamento con dentro il gruppo neofascista di Casa Pound che ha suscitato tante polemiche che non è stato capito dai lancianesi. C'è poco da dire e ci aspettavamo un altro risultato. Sicuramente ha pesato in maniera forte il clima degli ultimi 10 giorni di campagna elettorale, dove si è parlato soltanto di Casa Pound e di questa questione apparentamento, poco di programmi, poco delle nostre idee e quindi questo ha pesato negativamente. Comunque è una sconfitta, auguri di buon lavoro a Mario Pupillo per i prossimi 5 anni. Che il PD avesse puntato forte sulla rielezione di Pupillo, che anche alla guida della provincia di Chieti, lo si è capito dalle presenze in città dei vertici democratici. D'Alessandro e Paolucci, infatti, sono stati i primi ad abbracciare il neosindaco. Ma quella del sindaco uscente è stata una vittoria di squadra, rivendicata anche dagli alleati. Credo che noi abbiamo iniziato un percorso a marzo, come dicevi, facendo le primarie, facendo decidere al popolo chi doveva essere il candidato sindaco. Era un risultato netto quello di Mario Pupillo e quindi noi ci siamo uniti, tutti e quattro i candidati, insieme a Pino Valente, insieme a Caporale Francesca e a me stesso, dicendo Mario il candidato sindaco. Allora, noi sentivamo che c'era un'aria che andava verso nei nostri confronti, sentivamo questo grande affetto da parte della città, una città che si era ribellata agli inciuci, agli accordi sottobanco, a questo apparentamento che è stato un vero e proprio autogol da parte del centrodestra. Ci credevo fortemente, sono stato sempre sereno, ho trasmesso la serenità ai miei amici, ai miei collaboratori, alle mie liste e sono contento perché veramente abbiamo presentato un risultato straordinario che ci premia.